Eccoci tornati per la seconda parte di questa puntata del lunedì di A Tutto Calcio. Eravamo rimasti al campionato di promozione, girone A, risultati e classifica. Prima di tutto, però, parola alla nostra Laura. Eccoci. Allora, domenica 20 si sono disputate le partite fra Angizia Luco e San Gregorio con un punteggio di 0 a 1. Fontanelle torna in parte 3 a 2, Montorio Mosciano 1 a 1, Morro d'Oro Tosticia 5 a 1, Mutignano Rosetana Calcio 2 a 2, Nuova Sant'Egidiese Borgo Santa Maria 0 a 1, Piana dell'Alente Sant'Omero Palmense 3 a 0, Pucetta Castelnuovo Vomano 1 a 0, Sportland Celano, Real Atria 0 a 2. 300%. Anche la classifica, Laura, così abbiamo il quadro completo della domenica. In testa abbiamo il Castelnuovo Vomano con 47 punti, a seguire Angizia Luco 43, Nuova Sant'Egidiese 42, Piana dell'Alente 41, Montorio 37, Fontanelle 36, Morro d'Oro 35, Borgo Santa Maria e San Gregorio 32, Real Atria 29, Pucetta 25, Rosetana 22 insieme a Sant'Omero Palmense, Mosciano 19, Mutignano 18, Sportland Celano 14, Tosticia 12 e infine torna in parte con 9 punti. Le nostre telecamere hanno seguito da vicino il big match Angizia Luco-San Gregorio, terminato sullo 0-1. Prima di commentarlo con gli ospiti, di cui Mister Giordani direttamente coinvolto, ce lo andiamo a vedere, ce lo andiamo a rivedere e lasciamo la parola alla regia. Vince di misura il San Gregorio che con un gol di Fasciocco porta a casa l'intera posta a danno dell'Angizia Luco. Non v'è traccia di neve al comunale, grazie all'opera di spalatura messa in campo dalla società marsicana alla vigilia del match. Le due squadre si danno battaglia su di un terreno inevitabilmente appesantito, a tutto svantaggio delle trame di gioco. Primo tempo sottotono per i padroni di casa, costretti a fare a meno di ben quattro titolari. San Gregorio invece concentrato ed ordinato, atteggiamento che si rivelerà fondamentale nell'economia della gara. Primo squillo al sesto con l'apertura di Margagliotti per Moro che appoggia il rimorchio di Girolamo, conclusione di prima intenzione su cui Di Fabio respinge di piede. Risponde al quarto d'ora il San Gregorio sugli sviluppi di un calcio di punizione, battuto in velocità Nanni di esterno pesca in area Fasciocco, la cui incornata termina di poco a lato. A centrocampo si lotta su tutti i palloni, ma non si registrano azioni di sorta. Il primo tempo va in archivio con l'iniziativa personale di Ranieri, la cui bordata dal limite non impensierisce Di Fabio. La ripresa invece vede il Luco rientrare in campo con altro spirito. La strigliata di Giordani sortisce qualche effetto. Minuto 48, Margagliotti aggancia la sfera in aria ma non trova il tempo per concludere. La difesa nero-azzurra si salva. Un solo giro di lancette e tocca a Ranieri chiamare la risposta di Fabio, questa volta dalla distanza. Padroni di casa che premono sull'acceleratore, 5 al 2esimo. Ancora Margagliotti protagonista, sgroppata sulla fascia di competenza, sterzata sul piede destro e tiro a giro che si spegne di poco al lato del palo lontano. Al 55esimo, fuori gioco dubbio fischiato a Moro, che si era ritrovato a tu per tu con l'estremo ospite, vibranti le proteste della nutrita tribuna locale. Nel momento migliore del Luco, però, il San Gregorio passa. Minuto 61, il cross di Lennart trova l'incornata vincente di Fasciocco, che sale in cielo e infila Biancone. I ragazzi di Giordani accusano il colpo e reagiscono con veemenza. Margagliotti a centro area prova a piazzare il destro, ma la sfera termina di un soffio al lato. Prime sostituzioni per le due panchine. Cocciolone lascia passacantando per il San Gregorio, mentre i locali mandano in campo di Girolamo Alberto al posto di Cinquegrana. È un monologo tutto lucchese quello che anima la seconda parte del match. Minuto 66, su un cross diretto in porta e con la palla ferma sulla linea, nessuno dei giocatori in maglia gialla riesce ad intervenire. 180 secondi e nuova occasione da registrare sul taccuino, direttamente da calcio di punizione, sempre Margagliotti impegna di Fabio. Il numero 10 viene poi richiamato in panchina, lasciando il campo piuttosto contrariato. Gli ultimi due sussulti però arrivano allo scadere. Prima con la bordata ravvicinata di Daniele Di Girolamo, che dopo aver eluso l'intervento di un avversario centra la traversa di Fabio battuto. Poi con un calcio di rigore chiesto a gran voce dai padroni di casa per l'intervento scomposto di Camarà, la cui incornata di testa coincide anche con un tocco di braccio. Direttore di gara che però decide di non intervenire e dopo ben 6 minuti manda tutti sotto la doccia. Il Luco dalla sua recrimina per gli episodi e per una gara giocata al di sotto delle proprie aspettative. Le impressioni dei due allenatori a fine partita.
tempo equilibrato, però penso il secondo tempo avete visto tutti quanti, c'è stata una squadra solo in campo, abbiamo preso un tiro in porta e un gol. Io sono molto arrabbiato perché l'arbitro non ci ha permesso di fare quello che ci meritavamo, quantomeno almeno il pareggio, perché penso che almeno il pareggio era il risultato giusto, perché un rigore come quello lì, Camarà penso si chiama, quello lì è clamoroso, quella è entrata scomposta, stoppa la palla con la mano dentro l'aria, cioè solo loro hanno detto che non era rigore qua. Questo non lo so, poi ha fischiato due o tre fuorigiochi veramente inesistenti. La sostituzione di Margagliotti, giocatore comunque importante per la sua squadra, come mai? E appunto perché è importante, io voglio di più da Margagliotti. Oggi c'è stata la concentrazione, quella che purtroppo è mancata mercoledì. Mercoledì è andata come è andata. Oggi mi aspettavo questa partita da parte dei miei ragazzi perché ce la meritavamo per tutti i sacrifici che stiamo facendo. Gara combattuta contro una squadra forte, se non la più forte. Presidente Di Gregorio, voglio partire da lei, anche se può sembrare un po' insolito, visto che c'è l'allenatore della Gizia Lugo, mister Giordani. Anche questo un terreno di gioco, diciamo, in condizioni piuttosto pietose. Ha sofferto, secondo lei, una squadra tecnica, una squadra, diciamo, che sa giocare palla al piede come l'Angizia in una condizione del genere? Sicuramente sì, l'Angizia è una squadra che ha delle doti tecniche, giocatori, insomma, pure conosciutissimi in ambito regionale. E con questo campo però non si riesce a esprimere le qualità che ha. Molto contestato il direttore di gara, il signor Gianlorenzo della sezione di Sulmona, su tutti un fuorigioco, diciamo, fischiato a Moro, e questo presunto calcio di rigore, questo tocco di mano di Camarà, lei come l'ha vista? Così, anche dalla nostra regia, dei nostri replay. Diciamo, invece di fare tre errori ne faceva due, uno no, e Lugo riprendeva la partita. E quindi, possibilista il nostro presidente Di Gregorio. Mister, da lei mi aspetto un'analisi della partita a tutto tondo, al di là di quelli che sono stati gli episodi. Che cosa è mancato nella domenica di ieri? È mancata forse, diciamo, un po' il primo tempo, siamo stati un po' timorosi, ecco, abbiamo un po' studiato troppo l'avversario, abbiamo rispettato perché sapevamo che San Gregorio comunque è una grossa squadra, quindi i ragazzi tra il primo e il secondo tempo, infatti poi mi sono fatto sentire, ho detto siamo un po' troppo timorosi, dovevamo tornare a giocare quello che sappiamo fare noi. Secondo tempo invece, secondo me, abbiamo fatto un grosso secondo tempo. Abbiamo giocato praticamente ad una porta, nell'unica occasione che sono venuti fuori ci hanno fatto gol purtroppo, però nel secondo tempo i ragazzi non possono rimproverare nulla, ci hanno messo tanto impegno, ci hanno messo tanto cuore, ci hanno messo anche qualità in un campo, come dicevamo, molto difficile, e quindi diciamo un po' la sfortuna non ci ha premiato questo. Episodio del calcio di rigore, episodio del fuorigioco, diciamo, su tutte le cronache locali sono stati molto discussi, molto dibattuti. Lei come l'ha vista? Mi pare che si sia più lamentato di questo fuorigioco di Moro piuttosto che di rigore. Allora, premesso che dal vivo sembrava rigore netto, però vedendola nell'immagine effettivamente posso anche concordare con la decisione dell'arbitro, nel senso che comunque il dubbio lo lascia. Dal vivo sembrava che toccava con la mano, dalla televisione sembra un po' di meno, però io l'ho detto anche all'assistente, al segnaline, quando durante la partita la cosa che non mi stava piacendo era la gestione della partita, nel senso che secondo me ho usato due pesi e due misure. A noi al primo fallo ha ammonito Cinquegrana, al primo fallo ha ammonito Ciaprini, al primo fallo ha ammonito Ranieri, e mentre a loro gli ha permesso tutto. E Valente, che dall'inizio alla fine penso che è entrato sempre cattivo, è stato ammonito soltanto a 5 minuti alla fine. Fabbi, una volta ammonito, ha fatto due entrate da dietro e gli ha risparmiato un cartellino. È stata una gestione un po', secondo me, della partita che non mi è piaciuta. Poi, nel particolare, sì, il rigore poteva starci, non poteva starci, ma ecco, il fuorigioco di Moro è clamoroso, secondo me, nettamente era in gioco là, lì c'è stata una svista. Però lì è più il segnaline che l'arbitro. Molto più evidente di quello che è stato l'episodio del presunto calcio di rigore. Calcio di rigore di cui voglio chiedere ovviamente opinione, visto che adesso è diventata dei nostri, nel ruolo di commentatrice, anche la nostra Laura. Tu come l'hai visto questo tiro dagli 11 metri, dovuto, non dovuto?
Beh, direi comunque che le immagini non rendono effettivamente giustizia alla causa dell'Angizia Lugo. Potrebbe esserci stato un tocco, ma l'arbitro non ha comunque concesso il calcio di rigore, dunque possiamo attenerci al risultato, un 0-1 per Angizia Lugo. Comunque, nonostante questa sconfitta, rimane seconda in classifica con 43 punti e molto probabilmente continuerà a scendere in classifica. Ti ripasso la parola. Eh sì, questo Angizia Lugo che perde un'occasione importante, però mantiene il secondo posto in una domenica che poteva essere ghiotta sotto il profilo dei risultati delle altre. Uno stop che proprio per il momento che vive la vostra squadra non ci voleva. Sì, non ci voleva, perché non ci vuole mai, quando si perde non ci vuole mai, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno e guardiamo il fatto che comunque anche le altre squadre non hanno fatto punti e non dimentichiamo che noi abbiamo una partita in meno, quindi dobbiamo recuperare ancora una partita. Se dovessimo vincere dopodomani siamo lì a un punto, è ancora tutto aperto, i giochi si decideranno febbraio-marzo, si decideranno le sorti del campionato. Presidente, lei che ha vinto il campionato di promozione con playoff, con tanto impegno in una stagione molto molto tirata, che ricordi ha di questo torneo, che è una via di mezzo tra il calcio d'élite regionale e quello un po' più prettamente dilettantistico? È un campionato che è migliorato tanto, che è cresciuto qualitativamente molto. Sì, la promozione è un bel campionato, è quasi una mezza eccellenza. E ricordo questo, che le squadre erano ben attrezzate e noi facemmo lo spareggio con la Torrese, no? Noi abbiamo vinto i playoff il girone A, la Torrese vinse i playoff nel girone. Forse i ricorsi storici, la Torrese che vi ha battuto ieri. Però era Torre dei Passeri questa. E quindi pure una bella squadra che fu combattuta la partita, poi nel finale abbiamo avuto l'occasione di andare in vantaggio e di fare altre due reti nello spazio di 5 minuti. Però lo ricordo come un campionato molto difficile. Peccato che domenica il regalo che ha fatto il collega Giannini non è stato recepito da Mister Giordani. Esatto, vittoria importantissima, quella del Pucetta, sì. Quasi non pronosticata, però un Pucetta sontuoso che guadagna l'1-0 con Idrofano ai danni di questo Castelnuovo e che veramente vi ha fatto un favore importante. Mi piace sottolineare una cosa che io inviato ieri al campo di Lugo di Marzi comunque ho potuto riscontrare la presenza per il 43esimo anno di fila del dottor Teobaldo Cinque, 88 anni, medico sociale del San Gregorio, ancora in campo, ancora sempre pronto e addetto alla cura dei sanità, dei giocatori nelle varie situazioni di gioco. Questo è uno spot davvero importante per il calcio. Dice a me, è stato il pediatra delle mie figlie. Ecco. Visitava, certo. Portai le figlie, visitava proprio a Piazza Duomo, c'aveva lo studio. Poi so pure di quelle vicende del terremoto, certo, che certo. È stato proprio vicende tristi. Però grande persona, io me lo ricordo sempre in banchina, anche a Paterno, col San Gregorio. E insomma, uomini di calcio, uomini che appassionati di calcio a tutti i livelli, ce ne vorrebbero tanti, caro Mister Giordani. Sì, sono importanti per la crescita del calcio soprattutto. Lei fino a quanti anni pensa di allenare? Non lo so, è faticoso. Io questo è il 14esimo anno che alleno. C'è secondo lei un'età oltre la quale un allenatore debba dire basta? A che cosa deve essere commisurata? All'evoluzione del calcio oppure agli stimoli che comunque io penso che a questi livelli dilettantistici è la passione che muove tutto. Finché la passione ancora ti porta ad affrontare il freddo, ad affrontare tutte queste difficoltà, gli impegni, allora si può andare avanti. Quando comincia a scemare anche la passione è giusto fermarsi. Conosciamo il prossimo turno di questo campionato di promozione A con la nostra Laura. Eccoci Pasquale. Allora, domenica 27 gennaio si disputeranno le partite fra Castelnuovo Vomano e Montorio, Borgo Santa Maria e Piano della Lente, Mosciano Fontanelle, Real Atria Morro d'Oro, Rosetana Calcio Sport Lancelano, San Gregorio Mutignano, Sant'Omero Palmense Angizia Lugo, Torni in Parte Nuova Sant'Egidiese, Tossicia e Pucetta.
Partita importante, mi segnala mister Giordani, questo big match Castelnuovo-Montorio, più difficile questo o più difficile il vostro impegno? Beh, sulla carta penso è più difficile quello tra Castelnuovo e Montorio, però è difficile anche il nostro, anche se il nostro trend è fuori casa, noi quest'anno stiamo facendo molto meglio fuori casa, no? In pratica l'abbiamo vinta quasi tutte fuori casa. Anche voi per il problema campo? Un po' il campo ha condizionato, però secondo me il problema nostro è un po' un problema, io penso di aver capito qual è il problema, nel senso che un po' troppa pressione, i ragazzi in casa vogliono strafare, Lugo è un pubblico esigente. Cioè, pubblico delle grandi occasioni, quasi grandi occasioni. Domenica. Pure ieri c'erano tanta gente, forse magari a volte sentono un po' troppo la partita e quindi magari fuori casa riescono a esprimersi meglio. Però dicevo che anche noi comunque è una partita difficile a Sant'Omero, che comunque è sempre un campo difficile. Presidente, il discorso campo entra e rientra nelle nostre argomentazioni in continuazione. Il Paterno, tanto per parlare della sua squadra, vive proprio una situazione cronica con il problema del campo, perché squadra che è costretta ad appoggiarsi a varie strutture vicine. È l'unica squadra di eccellenza che non ha il campo in sede. E quindi noi ancora non abbiamo un'identità, nonostante questi risultati eccezionali in questi anni, sempre con la costanza di buoni risultati, tuttora non abbiamo un terreno di gioco, quindi come se mancasse una casa, un'identità. Una casa, un punto di riferimento. Quindi certe volte mi viene di dire le squadre di casa, chi ha il campo, i 5-6 punti, il fatto di giocare in casa, certo, in 17 partite come sono quelle che ogni squadra fa in casa, 5-6 punti in più noi li avremmo sempre avuti, certo. E mettiamo 5-6 punti alle nostre classifiche, avremmo vinto 5 campionati, certo, già sarebbe sempre stato secondi, due volte in Serie D, sì, senza problemi, sì. Che prospettive ci sono per un impianto di gioco in quel di Paterno? Che poi l'impianto c'è, andrebbe adeguato a quelle che sono delle... L'impianto c'è, è chiaro che oggi, diciamo, una società, una città civile deve accogliere i spettatori almeno in una tribuna coperta, almeno una, ci deve essere in tutti, certo, i campi. Cioè, in un campionato di eccellenza ci vuole un campo dignitoso. Certo. Il campo dignitoso, se non ha una tribuna coperta, non è dignitoso. Quindi c'è da fare questi lavori di una tribuna coperta, un'altra tribuna per gli ospiti e poi il sintetico. Il resto c'è. Lo spazio pure per fare questo c'è. Mi permetta di dire, rimane forse di quella che è la sua gestione fino ad adesso, questa forse è la delusione più grande, al di là dei risultati sportivi, quella di non avere una... Sì, ma lo ripeto sempre, perché è una domanda poi che mi fanno tutti i vostri colleghi, no? La realtà è questa, non è giusto una squadra che nel curriculum negli ultimi 5-6 anni, ma se ci mettiamo la promozione, la prima categoria, lo stesso, sempre primi o secondi. E quindi non vedo alcunché che possa far pensare che un po' gli amministratori stanno pensando a risolvere questa cosa. Non c'è aria proprio di questo, e quindi la delusione è tanta. E potrebbe avere anche degli strascichi. Abbiamo portato la nostra cultura di Paterno, di Avezzano, della Marsica, del Fucino, in Sardegna, in Sicilia, dove siamo rimasti 3 giorni e 3 giorni, con il nostro perfetto portamento in mezzo alle città, dove ci fermavano e ci chiedevano chi eravamo, perché gente che non sa, che casomai non vive il calcio in quelle, certo, zone, vedeva questa squadra, chi è questa squadra, di dov'è, certo, che si fa in quella città, eccetera. E noi abbiamo portato la nostra cultura, la nostra agricoltura abbiamo portato in Sicilia e in Sardegna, ma soprattutto dal punto di vista calcistico siete andati a giocarvi gli spareggi dopo, sì, aver vinto, sì, insomma, la Coppa Italia di categoria. Un risultato importante, sì, che però non coincide con, diciamo, non c'è stato un riscontro, esatto, un riscontro importante dal punto di vista della comunità, sì, intesa, sì, come, sì, servizi alla vostra società. Sarò ripetitivo, ma questo purtroppo è una cosa che per me è insopportabile,
Ecco, io ci tenevo però ad affrontare questo discorso con lei, perché comunque mi metto nei suoi panni. Lei è un imprenditore che insomma fa del suo lavoro, di tutte le sue preoccupazioni, quella che è la ragione di vita, spende tanti soldi, non lo neghiamo, nel portare avanti un progetto sportivo, perché ci crede, perché lo cura, perché lo coccola, e poi diciamo spesso è costretto a fare i conti con una dura realtà che vede la sua squadra tutte le domeniche in casa, elemosinare a destra e a sinistra terreni di gioco e situazioni che comunque non sono consone a quelle che è il vostro livello. Una squadra senza casa. Esatto, una squadra. Quindi a dire tutto. Dire senza tutto. Casa. È ancora presto, mister Giordani. La casa di Giordani allenatore sarà ancora Luco? Ci sono già? Oppure dipende dai risultati di questa stagione? Non lo so, è prestissimo, quindi può darsi che il campionato dirà quello come andrà a finire e dirà quello che succederà. Margagliotti, quando ha confermato la propria presenza anche per la stagione attuale con l'Angizia, ha detto vi porterò più in alto possibile. Che significa per Margagliotti? Vabbè, lo possiamo immaginare, ma che significa per lei? Lei sarebbe in grado di dire la stessa cosa? Sì, significa che dobbiamo vincere il campionato, dobbiamo andare in eccellenza, che è secondo me la categoria che compete a un paese, a una società importante come l'Angizia Lugo. Secondo me ci sono tutte le possibilità, però sappiamo che il campionato è difficile, ci sono anche altre squadre che vogliono raggiungere questo obiettivo. Noi ce la metteremo tutta, io in primis ce la metterò tutta, cercheremo, grazie anche sperando all'aiuto di Margagliotti, cercheremo di portare l'Angizia dove merita. Bene, e dopo questa lunga disamina sul campionato di promozione Girone A, rimaniamo sempre in promozione, cambiamo però sponda, andiamo nel Girone B. Parola alla nostra Laura per i risultati, la classifica. Eccoci Pasquale. Allora, domenica 20 gennaio si sono giocate le partite fra Bacigalupo Vastomarina e San Salvo con un punteggio in casa di 5-0. Bucchianico Calcio Casolana 3-2, Ortona Calcio Fossacesia 2-1, Passo Cordone Piazzano 2-1, Raiano Fate Rangelini Abruzzo 2-2, Riverchieti Ovidiana 2-1, Val di Sangro Casalbordino 0-1, Villa Scafacast 1-0 e infine Sant'Anna Lanciano Calcio 1-3. Anche la classifica, Laura, ma anche se in testa diciamo è sempre abbastanza delineata come esatto, scenario. In testa abbiamo ancora il Lanciano Calcio con 54 punti, a seguire Bacigalupo Vastomarina 46, Casalbordino 41, Ortona Calcio 37, San Salvo 32, Scafacast 31, Villa 29, Riverchieti e Fate Rangelini Abruzzo 28, Val di Sangro 26, Bucchianico Calcio 25, Fossacesia, Piazzano e Raiano 22, Ovidiana 18, Sant'Anna e Passo Cordone 17 e infine chiude la classifica Casolana con 16 punti. Andiamoci a vedere il servizio del Lanciano, il posticipo della giornata appena trascorsa per il campionato di promozione Girone B, questo Lanciano che espugna il Sant'Anna e mantiene sempre la vetta. Sotto le luci e l'acqua dell'impianto di gioco di San Buceto per il Lanciano, luci invece ombre per il Sant'Anna, che comunque avrà il merito di tenere in bilico la contesa fino al triplice fischio finale. Lanciano, col vantaggio di conoscere già gli altri risultati, si gioca infatti alle ore 18. Lanciano che allo stesso tempo mantiene inalterate le distanze dalle inseguitrici rossoneri, con due novità al fischio d'inizio: Petrone e Tarquini titolari. Il metronomo campano rigioca dall'inizio dopo oltre un mese e mezzo. Stesso discorso anche per l'attaccante Frentano. Arbitra Gian Pietro di Pescara, cronaca ricca le immagini di Claudio Senerchia. Secondo minuto, Quintigliani sventaglia per Tarquini che rientra e conclude fuori. Lanciano che coralmente sale e crea come in questa circostanza. Decimo minuto, punizione dalla tre quarti, torre di Piero Scudieri per la Selva che spedisce fuori da due passi con un colpo di testa impreciso. Il vantaggio frentano è comunque nell'area e ci mette poco la squadra di Del Grosso a realizzarlo. Sedicesimo, destro a incrociare di Mario Quintigliani dal vertice dell'area di rigore che mette la contesa in discesa.
Quintiliani inarginabile, perché al 33esimo la Selva lo serve e lui realizza con un tocco a giro perfetto sotto l'incrocio il gol del 2-0. Gara in discesa, nulla affatto, perché il Sant'Anna al 35esimo con Desiderio accorcia le distanze in mischia dopo uno schema da calcio d'angolo, reazione frentana comunque istantanea. Al 40esimo la Selva serve Tarquini in area, grande parata di Muscato che evita la capitolazione. La ripresa, secondo minuto, ancora Tarquini molto attivo, ci prova ma non va, 31esimo Cianci subentrato nel frattempo, è pericoloso ma la sua conclusione non è efficace, 36esimo ancora Tarquini, si fa strada in area di rigore ma viene chiuso all'atto del dunque da un difensore del Sant'Anna, 39esimo azione manovrata che corre sull'asse Verna, la Selva di Gennaro, l'attaccante partenopeo conclude sul portiere, il tris arriva sul finale. Finale di contesa, minuto 42, Petrone da 25 metri realizza il gol che dà il là ai titoli di coda della contesa. Bene così per il Lanciano che continua la sua marcia e ritrova alcuni elementi in forma super a disposizione di Alessandro Del Grosso. Non fa storia il Lanciano in testa alla classifica, non fa storia anche nei risultati, però questo Bacigalupo Vasto mantiene il ritmo, mantiene la rincorsa, anche se tutto si fa più difficile. Questa promozione B, lo diciamo quasi tutti i lunedì, caro mister Giordani, ha un destino già scritto lì in testa. Sì, è evidente, il Lanciano penso la fa da padrone. Però è interessante anche il campionato del Bacigalupo, che sta facendo secondo me un ottimo campionato. Onore a loro che comunque stanno cercando di tenergli testa. Presidente Di Gregorio, a lei vorrei fare un paio di osservazioni. Vabbè, la prima, anche l'Ovidiana le posso dire che è una formazione che è molto penalizzata dal terreno di gioco, il Pallozzi di Sulmona si trova in condizioni totalmente disastrate, voi sicuramente l'avrete conosciuto nella vostra... Ci abbiamo giocato anche noi in Coppa. Esatto, nelle vostre carriere sportive. Quello che mi piacerebbe sapere da un presidente, comunque da uno di quelli che nel calcio ha investito tanto, la continuità. Come si fa a gestire degli impegni così onerosi in continuità con le stagioni, cioè per 3, 4, 5 anni consecutivi? Qual è il segreto per evitare poi di andare in crack, secondo lei? Come è successo a noi, insomma, la continuità c'è stata alla grande. E innanzitutto le regole. Con noi non si può transigere a un comportamento serio o... Anche quando scendiamo dal pullman, per capirci, certo. Si deve scendere in un certo modo, ci si deve presentare ai spogliatoi in un certo modo per gli allenamenti, eccetera. E poi chiaramente un po' di qualità l'abbiamo scelta, qualità come giocatori bravi. E quindi io ho tanti ragazzi da ringraziare perché... mi hanno dato tanto, cioè i successi nostri, se ci andiamo a riflettere un po' bene, sono stati grandiosi. Certo. Poi per sfortuna, molta sfortuna, non abbiamo colto proprio quel traguardo della Serie D, che l'abbiamo avuto fra le mani per parecchi minuti quando l'ha vinta l'Avezzano. Quella partita lei ci pensa tutti i giorni. Vabbè, se ci si riflette è stata... Una beffa davvero. E però quando dico che la fortuna, quello che ti toglie, ti restituisce, ancora non me l'ha restituita. Certo, certo. E quindi, quella cosa tolta. E allora ha un debito con la fortuna. Sì, sicuramente importante. Sì. Chissà mai che questa sera torna a casa e le telefonano dagli uffici del comune di Avezzano e le dicono che c'è pronto un progetto per il campo sportivo a Paderno. Non me l'aspetto questa telefonata. Non me l'aspetto. Potrebbe anche, perché in un contesto come quello attuale, insomma, sotto diciamo pieno intenso flusso politico, insomma, è abbastanza complicato. Mister Giordani, più difficile secondo lei il girone A di promozione, il girone B? Ma, qualitativamente? Non lo so, è difficile dirlo. Quest'anno il girone A è un bel campionato, ci sono, come ho detto prima, ci sono tante squadre che possono vincerlo. Il girone B, come abbiamo detto, c'è il Lanciano che la fa da padrona.
Lo so, penso da quello che mi dicono, voce, ho sentito anche qualche ragazzo insomma, che ha giocato di qua e di là, in tutti e due i gironi, dicono che quello, diciamo, quel girone B è un po' più tecnico, mentre il girone A è un po' più fisico, più difficile da un punto di vista fisico, ecco, diciamo così. Chi è più forte, Castelnuovo e Agisia, perché praticamente sono insieme? O Lanciano e l'altra squadra, Bacigalupo? Bacigalupo Vasto, sì. Chi è? Questo parallelismo. Che differenze? Ci sono differenze? È notevole, perché penso che Lanciano sia una squadra di categoria superiore, anche di un'eccellenza a vincere, penso. Per quanto riguarda queste, penso che il Lanciano sia la squadra più forte e più attrezzata in assoluto. Quello che ci aspettiamo dal Lanciano, almeno per come la vedo io, è la continuità, quella di cui parlavo con lei, da qui alle stagioni seguenti, perché può essere importante vincere in prima categoria, può essere importante vincere in promozione con delle squadre ben attrezzate, però poi pure la terza è difficile. Di vincere, conseguenza poi bisogna anche non è difficile vincere, è difficile continuare, diciamo confermarsi. E quindi a Lanciano sicuramente si aspettano anche un campionato importante in eccellenza, però più si sale più si diventa difficile, perché l'abbiamo visto, l'eccellenza è comunque un campionato molto molto impegnativo, soprattutto per chi vuole arrivare fino in fondo. Conosciamo il prossimo turno del girone B di promozione, sempre per voce della nostra Laura. Il prossimo turno si terrà domenica 27 gennaio e vedremo scendere in campo Casal Bordino contro Passo Cordone, Casolana Val di Sangro, Fader Angelini Abruzzo River Chieti, Fossa Cesia Bacigalupo Vasto Marina, Lanciano Calcio Bucchianico Calcio, Ovidiana Sulmona Villa, Piazzano Ortuna Calcio, San Salvo Raiano e infine Scafa Cast e Sant'Anna. Siamo giunti, diciamo, quasi al termine, manca solo la prima categoria, l'analisi sulla prima categoria girone A. Siamo andati un po' lunghi, ma d'altra parte ci siamo fatti prendere dalla chiacchiera, il tempo è volato e la compagnia è stata davvero buona, questo è un proverbio tipico dei nostri studi. Allora, prima categoria, girone A, sempre da te Laura, risultati, classifica, prossimo turno, dici tutto. Eccoci, allora, una è la partita rinviata, Villa Sant'Angelo, Città di L'Aquila. Si sono comunque giocate le partite di San Francesco Calcio contro Genzano con un punteggio di 1-1, Barrea Real Carzoli 2-1, Cesapropa Calcio Celano 0-1, Fede Libertas Bugnara Virtus Pratola Calcio 4-0, Pizzoli Tagliacozzo 5-2, San Pelino Atletica Civitella Roveto 0-2, Valle Terno Fossa Plus Ultra 4-1 e infine Villa San Sebastiano San Benedetto Venere 3-1. Leggiamo anche la classifica. Abbiamo ancora in testa la Città di L'Aquila con 45 punti, a seguire il Pizzoli con 42, San Benedetto Venere 39, Plus Ultra 38, Celano 36, Feder Libertas Pugnara 30, Villa Sant'Angelo Real Carzoli 27, Villa San Sebastiano 24, Valle Terno Fossa 22, Atletica Civitella Roveto 20, San Francesco Calcio 19, San Pelino 17, Genzano 14, Barrea 13, Cesapropa Calcio 12, Tagliacozzo 10 e infine Virtus Pratola Calcio con 4 punti. Visto che ci sei Laura, leggici anche il prossimo turno, poi veloce commento con i nostri ospiti e poi andiamo in chiusura. Il prossimo turno si terrà venerdì 11 gennaio e vedremo scendere in campo l'Atletica Civitella Roveto contro Villa Sant'Angelo, Celano Valle Terno Fossa, Città di L'Aquila Pizzoli, Genzano Feder Libertas Bugnara, Plus Ultra San Francesco Calcio, Real Carzoli Villa San Sebastiano, San Benedetto Venere Cesapropa Calcio, Tagliacozzo Barrea e infine Virtus Pratola Calcio contro San Pelino. Eccoci qua, allora, non ha giocato il presidente. Una mercoledì c'è il recupero San Pelino-L'Aquila, sì. Dove col San Pelino e con L'Aquila ci sono tanti giocatori nostri, certo, ex certo, giocatori certo. Nostri. È una partita che mi vorrei vedere anche per il paese San Pelino che sta certo. Fianco a noi e si trova
in prima al centro di l'attenzione per una gara così importante. Sì, però sì. Presidente, tanto per tornare per nel discorso campo, che è stato un po' il leitmotiv tra me e lei questa sera, in virtù anche di quelle che sono le precipitazioni previste da qui ai prossimi giorni, chi lo sa che la neve non faccia uno scherzetto? L'Aquila non sarebbe contenta, l'Aquila Calcio, perché comunque è ferma già da qualche giornata e insomma ci sono tante partite da recuperare. Speriamo di no, perché so che è molto attesa questa partita, anche perché San Bellino è una vetrina importante. Sì. Mister Giordani, un allenatore diciamo di alti livelli, diceva che nei recuperi si perdono partite importanti, soprattutto a questi livelli, in queste categorie, e quindi si perdono punti importanti per quello che è il corso della stagione. Lei è d'accordo? Sì, in linea di massimo sono d'accordo. Non sono d'accordo, penso, sull'Aquila, perché penso che l'Aquila faccia un campionato a parte. Però in linea di massimo sono d'accordo, l'ho detto anche io, noi siamo coinvolti direttamente, dobbiamo fare il recupero, stiamo lottando con Castelnuovo, non è la stessa cosa, perché adesso noi siamo costretti a vincere per forza, psicologicamente si approccia in un altro modo, poi in questi, diciamo, in questi campionati c'è il problema che la gente lavora, quindi la disponibilità della gente, qualcuno che è assente, eccetera, eccetera. I preparativi sono diversi, è molto più difficile, quindi io sono d'accordo con chi diceva queste frasi. È sicuramente una triste verità questa del calcio, che ovviamente il recupero nelle categorie minori causa tanti inconvenienti. Però penso che la federazione potrebbe intervenire in questo, magari cercando, quando succedono questi, diciamo, questi maltempo così generale, di sospendere direttamente il campionato e di rimandare, di slittare tutto di una domenica. Questo sarebbe una, diciamo, una... È una soluzione valida, penso, che sia anche logica. Come succede... È anche una questione di equità, no? Come succede in Russia, insomma, i campionati si fermano per mesi interi, ma d'altra parte... Non dico mesi, però se si può fermare per una settimana, se invece di far recuperare si ferma una settimana e slitta tutta una settimana, non succede niente se si finisce una settimana dopo, penso. Presidente, siamo giunti alla fine, le è piaciuta questa puntata, ci ha raccontato tante cose, abbiamo conosciuto un po' più da vicino il suo paterno e insomma, tanti bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie, una considerazione che siete dei grandi professionisti, complimenti. Grazie Presidente, cerchiamo di fare il nostro meglio, ma c'è tanto da lavorare, come diciamo in continuazione. Mister, in bocca al lupo a questa Angizia, non le auguriamo il derby con l'Aquila st'altr'anno, perché ci auguriamo che l'Angizia salga di categoria, ovviamente anche l'Aquila, e quindi che ci si possa rivedere il più a lungo possibile, sempre perché le due squadre ascendano di pari passo. La ringrazio e speriamo bene, anche se è difficile, speriamo di raggiungere questo obiettivo. E allora, visto che siamo in tema di ringraziamenti, io vado a ringraziare innanzitutto la nostra Laura. Grazie Laura, ti donava molto il rossetto rosso questa sera. Grazie mille, complimenti anche, insomma, per come prendi confidenza con questa nuova avventura televisiva, davvero ad maiora, complimenti. Certo, grazie. Volevo ricordare una cosa, perché c'è stato un errore con il tablet, in quanto le partite si terranno domenica 20 e non venerdì 11. Ricordo anche la partita che si terrà fra l'Aquila e San Pelino mercoledì, che è stata rinviata a causa del maltempo. E voglio invitare tutti appunto a venire questa domenica allo stadio, perché l'Aquila giocherà in casa e probabilmente sarò presente anch'io. E quindi potremmo anche scambiare due chiacchiere. Saluto tutti e auguro una buona notte e ripasso a te la parola, Pasquale. Bene, e allora, tutti allo stadio per conoscere un po' più da vicino Laura, e ovviamente non prima di aver messo il click mi piace sulla nostra pagina Facebook di A Tutto Calcio. Continuate a seguirci sulla QTV, continuate a seguirci su attuttocalcio.tv e continuate anche a dare a seguire quelli che sono per quello che vi capita nella vita quotidiana, quelli che sono i nostri partner, i nostri sponsor, che sono Amici, il Bere e Mangiare, il centro di implantologia dentale del dottor Luigi Fantauzzi dell'Aquila, la società Geo L'Aquila, la società Coan Appalti, l'oreficeria Oro e Argento, l'agenzia di pubblicità Jolly Graph e la Dulcis in Fundo, il negozio di abbigliamento Oscar in Viale della Croce Rossa all'Aquila, che mi ha vestito questa sera, che mi veste tutti i lunedì. Mister, sto vestito davvero bene. Bellissima sta giacchetta.
Presidente, lei insomma... Impeccabile l'insieme. Perfetto, di questo la ringrazio, ma ringraziamo ovviamente tutti coloro che ci supportano, sopportano e che soprattutto ci sostengono. È davvero tutto, siamo andati un po' lunghi, però felici di averlo fatto. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre puntuali, ore 21.30, l'HQTV. Buon proseguimento di serata. We'll be right back.